Ma Parenzo, ma come mai che anche le puttane nelle loro inserzioni che mettono su internet così non vogliono gli stranieri? E per stranieri si intendono gli africani ovviamente, non i canadesi, gli inglesi, i francesi. Come mai? Fatti questa domanda. Ma lo sai che questo qua ha ragione? Cioè, ci sono moltissime inserzioni, moltissimi annunci sui vari siti per le escort in cui c'è scritto no stranieri. Vabbè. Proprio esplicitamente, ma questo qua da un po' di tempo, no stranieri. Però la numero uno è sempre la nostra Enzina. La nostra Enzina siciliana, credo, sposata con un pugliese. Enza, quella che non vuole andare con i negri. Questo camionista voleva un pompino e scopare 12 euro. Hai visto? Uno straniero era. 12 euro. Ma che siamo al mercato? Ma neanche al mercato, ma si mercanteggia. Ma non lo so io. Né dure e manche molle stasera. C'è pure la partita. È l'acqua che piove, la gente si rimane a casa e si guarda il festival. Questo tempo... No, a me sti negri mi fanno schifo, per dirti la verità. Mi fanno proprio schifo. Ma io non ci vado con sti negri, ma va, voglio andare con quella gentaglia, non ci vado. Ma che ti l'hai fatto tutti ieri sera te, gli uccelli? Meno male che io ieri ho fatto due, qua ne ho fatto, per me le uno lì a casa e basta. Era una gentile conversazione con una signora che si chiama Pamela. Ma chi è? Te li sei fatti tutte tu, gli uccelli, ieri sera. Pure questo, vuoi venire a casa, abito di fronte? Ci ha detto non andiamo noi a casa degli altri. Ecco, e se n'è andato adesso. Mo si sono fissate ste cazzo di negre. Conversazione di alto profilo. Senti, senti, altro che giudice della Corte Costituzionale. Pamela, già non vado quando ci sono gli italiani che sono due, tre in casa, figurati se ci vado con questi negri di qua, ma figurati, ma neanche che ero da solo ci andavo io con questa gentaglia. Sempre fanno avanti e indietro queste dal bar, ma questi soldi chi cazzo ce li danno? Boh. Manco le puttane adesso. Il razzismo delle puttane, incredibile. Sì, sì, l'Italia straordinaria. Ma non che l'Italia, paese, amico, ma non mio. L'Italia. Ma è un paese bellissimo, non deve cambiare mai. Io mi incazzo ogni tanto per le storture. In realtà vorrei che non cambiasse mai questo paese, perché rimane un posto incredibile, un pozzo di umanità, un pozzo di follie, un pozzo di porcherie. È una cosa incredibile. Beh, come in tutti i posti Gianluca, del mondo, dalla provincia di Padova.